Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Questo sarà semplicemente un vero e proprio cucina con me. Cuciniamo insieme e veramente. Venerdì 16 febbraio 2018 si festeggerà il Capodanno cinese. È una tradizione che noi abbiamo iniziato a festeggiare ormai da tanti anni, da quando abbiamo deciso di adottare una bimba in Cina. Quest'anno sarà il primo Capodanno che festeggeremo tutti insieme. E quindi vorrei condividere con voi una ricetta della mia tradizione familiare, in realtà, cioè questa qui era nel quaderno delle ricette di mia mamma di prima che sono nata io, cioè proprio non so da dove venga in realtà questa ricetta, e è una ricetta davvero per la mia famiglia antichissima. Non avrà niente di cinese in realtà, se non il titolo e se non appunto il fatto che a me ricorda appunto la Cina e il fatto che è sempre stato il nostro piatto di cucina cinese fatto in casa. Tra l'altro piace tantissimo anche a sole, per cui che dire, iniziamo. Io ho già iniziato a mettere su l'acqua per fare il riso, lo faccio bollito semplicissimamente, non lo faccio al vapore e al metodo appunto orientale, ma lo faccio appunto semplicissimamente con il metodo nostro bollito tipo la pasta, e riso in bianco semplicissimo che poi appunto andremo a condire con il pollo, e poi a fianco ho fatto un contorno di quello che avevo voglia, sono semplicemente un cavolfiore romano al vapore e basta. Iniziamo con la ricetta. Olio di semi di sesamo, potete mettere anche quello di oliva, noi abbiamo sempre messo quello di oliva, però secondo me è un po' tanto forte, quindi ho deciso, visto che ce l'avevo in casa, di mettere l'olio di semi di sesamo. Nell'olio metto a scaldare anche uno spicchio d'aglio che poi andrò a rimuovere a fine cottura. Aspetto un attimo che si insaporisca e appena si è scaldato un pochino l'olio butto il pollo. Questo è del semplice pollo, petto di pollo che ho tagliato a cubetti, e lo si lascia rosolare per un po'. Chi mi segue su Instagram ha visto che recentemente abbiamo cambiato le padelle. Io era un bel pezzo che aspettavo di comprare delle padelle nuove perché avevo delle vecchie padelle in materiale antiaderente, non so in che materiale fosse, che non amavo tantissimo, non erano grattate, non erano rovinate, fa malissimo in realtà appunto questo materiale se è rovinato. Le mie non erano rovinate, ma prima appunto che si rovinassero volevo cambiarle, avevano fatto già ormai la loro storia e volevo investire su delle padelle che mi sarebbero durate un bel pezzo, quindi non dico tutta la vita, però un bel po'. Nel frattempo bolle l'acqua per il riso, ho messo il sale. Intanto mi hanno chiesto che cosa ne pensassi delle pentole. Queste qua sono delle pentole che ho preso all'IKEA, banalissimamente. Sono delle pentole in acciaio inox e le ho prese appunto perché in acciaio inox, nel senso non volevo più niente di antiaderente. Lo so che ci sono tanti materiali oggi della serie pietra e agglomerate eccetera, ma tutti gli agglomerati non mi piacciono perché mi sanno appunto che prima o poi comunque l'agglomerato si rovina. Io intanto sto misurando il riso, io misuro il riso in tazzine. Voi come lo misurate il riso? Commentatemelo qui sotto. Noi l'abbiamo sempre misurato in tazzine, ne va uno a testa più uno per la pentola, quindi metteremo 4 tazzine, se mi basta in realtà, non credo. In realtà quindi ho messo 3 tazzine, erano solo quelle, e la dose che vi ho dato, uno a testa più uno per la pentola, è per quando appunto è un primo piatto. Questo in realtà non viene servito come primo piatto, viene servito come quasi contorno, per cui va bene anche così, ne faccio anche un pochino meno. Allora sono le 7:32 e sono un po' in ritardo per la cena, Francesca era in ritardo questa sera, per cui vediamo di darci una mossa. Io il riso, quello bollito, appunto a meno che non sia un risotto, non lo mescolo mai, perché mi sa che, cioè, mi è stato detto appunto di fare così, mia mamma ha sempre fatto così, non si è mai attaccato. Non so, raccontatemi voi come fate il riso, come lo dosate, eccetera. Nel frattempo sto rosolando il pollo, il petto di pollo, e lo rosolo appunto da tutte le parti, da tutti i suoi lati.
colgo l'occasione intanto per mettere via un po' di cose. Via. Nel frattempo inizio a sbucciare la mela. La sbuccio e la faccio a pezzettini. Voi mi direte perché la mela, non ne ho la più pallida idea, ci sta benissimo, dà quel sapore dolce e del piatto, è così, non lo so, non chiedetemi perché. È un piatto appunto che facciamo da sempre nella mia famiglia e non so tra l'altro mia mamma dove l'abbia preso. Se mia mamma vede questo video magari ce lo racconti in un commento qui sotto. Intanto appunto mi chiedevate come mi trovassi con queste pentole. Le ho prese appunto con il doppio fondo in acciaio, forse triplo, adesso non mi ricordo, e proprio perché non dico che siano antiaderenti, perché di fatto l'acciaio inox non è antiaderente, ma ho preso proprio l'acciaio inox perché è un materiale sicuro, non perde residui come la maggior parte delle pentole che ti vendono appunto come antiaderenti. Saranno sicuramente antiaderenti e più salutari perché si può in teoria cucinare senza olio. Come avete visto in realtà non ne ho messo tantissimo, ne ho messo giusto un goccio. Credo appunto che l'acciaio inox sia uno dei materiali migliori per, come dire, per cucinare, cioè non ho mai visto una pentola antiaderente nella cucina di un grande chef, e solamente materiali di pregio. Io ho delle pentole bellissime in rame, una stupenda pentola in ghisa, quella sinceramente l'ho messa da parte da un po' di tempo perché deve essere lavata a mano e con sole è un po' complicato, ha bisogno di un po' più di attenzione. Adesso le mie attenzioni vanno a sole più che alle pentole. E questo appunto l'ho prese perché vanno in lavastoviglie, ma anche perché sono antiaderenti per il fatto che hanno il fondo grosso. Non sono di nuovo antiaderenti come una vera pentola antiaderente, però io preferisco così, preferisco metterci un goccino d'olio, preferisco star dietro a quello che sto cucinando e non trovarmi nel piatto appunto cibo che non mi fa bene. Adesso che si è rosolato il pollo, rimuovo l'aglio. E ci butto la mela. Abbasso il fuoco. Prendo un mestolo di acqua dal riso e lo metto nel pollo. Insieme a questo metto anche un cucchiaino di curry, lo metto direttamente nella pentola in modo che si sciolga bene. Aggiungo naturalmente un pizzico di sale, aggiungerei anche del pepe, però non voglio che se le mangi troppo piccante. A lei in realtà piace mangiare piccante, ma insomma meglio non esagerare. Sta iniziando a sbuffare la pentola a pressione, per cui adesso per i cavolfiori conto un 7-8 minuti. Sono già passati 9 minuti da quando ho buttato il riso, quindi 9. Praticamente saranno pronti insieme sia il riso che i cavolfiori e penso anche il pollo. Nel frattempo preparo la frutta secca. Di solito come frutta secca in questo piatto abbiamo sempre messo le mandorle, delle lamelle di mandorle. In questo momento sinceramente non le ho, per cui vedo che cosa ho di frutta secca in casa e improvviso. Nel frattempo io apro le arachidi, che sono le uniche cose che avevo in casa, l'unica frutta secca che avevo in casa. L'ultimo ingrediente oltre alle arachidi da inserire nella ricetta sarebbe tecnicamente della panna di latte, e a me non piace molto l'idea, soprattutto perché non mi sa da cinese. Secondo me ci starebbe benissimo del latte di cocco. L'ho preso apposta per questa ricetta, in realtà non l'ho mai provato nel piatto vero e proprio, me lo sto improvvisando in questo momento, per cui direi che improvvisiamo insieme. Vengono a preparare la tavola secondo voi? Niente, buon profumino. Preparate la tavola.
Preparate la tavola? Certo. Ah, Franz, in dispensa c'è anche il latte di cocco. Acqua? Acqua, sì, adesso ti diamo l'acqua, amore. Piatti piani, okay. Due grandi, uno piccolino. Sì. Erano le 32. Ah, mi sa che è quasi pronto. Ora mettiamo tutti i piatti sulla tavola. Ok, qua è pronto, qua è pronto. Il pollo no, io non riuscirò mai a latte di cocco. Preparare in tempo le cocco. Brava, so. Adesso devi solo imparare a dire cocco bello. Prova a dire bello. Cocco sì, la dici bene. Adesso bello. Bello è difficile, no? Adesso latte di cocco. Lì da qualche parte. Ah, Franz, l'acqua per sol? Adesso io do l'acqua, latte di noce di cocco. Quello. Tecnicamente le mandorle dovevano andare a lamelle e saltate nel burro, quindi abbrustolite. Io mi faccio andare benissimo queste poche arachidi. Tra l'altro, visto che se le difficoltà a mangiarle, mi sa che le mettiamo sopra i nostri piatti, non le mettiamo sopra anche il suo piatto, quindi le mettiamo solo sui nostri piatti. Fine. Mi sa che ho preso appunto troppe arachidi. Acqua. Ancora non le hai dato l'acqua? È la nostra cena di questa sera, pollo al curry con riso in bianco, potrebbe essere al vapore, ma con riso e cavolo romanesco al vapore. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, fatemi sapere se la riproverete e soprattutto se festeggerete il Capodanno cinese, che visto che pubblico questo video giovedì, sarà domani sarà il Capodanno cinese. Non vi ho detto che inizia l'anno del cane, forse ve l'ho detto, non ve l'ho detto. Domani inizia l'anno del cane e sicuramente faremo qualche vlog, perché abbiamo un sacco di programmi per il weekend. Noi intanto vi salutiamo. Fai ciao sole. Ciao ciao ciao. Buona cena a tutti. Buongiorno. Ciao.